No, questo è un esempio della disperazione che è causa della mancanza del controllo del territorio, perché la sicurezza è una cosa seria. I cittadini, come questo signore, si sentono insicuri, sentono sempre di più il bisogno di difendersi da soli, e questa è una responsabilità del governo. Il governo deve garantire, ha l'obbligo di garantire la sicurezza. Voi li capite quelli che si difendono da soli? Guardi, purtroppo nelle condizioni in cui siamo spesso molti cittadini sono costretti, e questo lo dobbiamo dire, sono costretti a difendersi da soli, perché in alcune zone del paese il controllo del territorio è sempre meno presente, ci sono sempre meno poliziotti, meno carabinieri e meno mezzi per poter difendere i perché cittadini. Perché testeggia, questo è quello ciao che chi? Noi denunciamo da tempo. Non si giustificano ovviamente chi compie i crimini, ma in uno Stato di diritto noi dobbiamo dire che lo Stato deve tutelare tutti i cittadini, quindi farsi giustizia da soli non è una soluzione. Lo Stato per tutelare i cittadini, lo Stato per tutelare i cittadini deve garantire delle forze di polizia che siano efficienti ed efficaci sul territorio. Io sono un poliziotto, quindi so benissimo qual è l'attività che si svolge sul territorio, cosa è necessario fare per difendere i cittadini. È qualcuno che sta al governo che non ha ben chiaro cosa deve fare per difendere i cittadini. Voi votate una divisa, penso che qui ci vuole un po' di responsabilità da parte anche della vostra categoria, perché incitare le persone a difendersi da sole non è una soluzione. La possibilità di essere seduti comodamente su una poltrona rispetto a quello che vivono quotidianamente i cittadini nelle città, nei territori, è quello che devono subire da una criminalità sempre più agguerrita. Questo sto dicendo. Lei dal suo ruolo di responsabilità noi io la capisco, ma lei non può legittimare. Noi non legittimiamo nessuno, noi non stiamo legittimando nessuno, stiamo dicendo che le difficoltà che devono subire i cittadini sono inaccettabili. Il territorio, i cittadini italiani sono coscienti delle aggressioni e della criminalità di cui voi non capite l'importanza, voi non siete a conoscenza di quello che subiscono i cittadini. Sentiamo Hermes cosa vuol dire. Hermes, prego. Allora, cari poliziotti, per quanto voi lavoriate, tutto il lavoro che fate viene vanificato dalla magistratura, perché la magistratura fa quello che vuole, va bene? La seduta è una maglieria!